Buongiorno a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Io sono Sara e sono qui oggi con voi per recensirvi un paio di calze. Quest'oggi parliamo di un paio di calze del brand Oro Blu. Si tratta di un paio di autoreggenti sheer matte stay ups 15 denari nella colorazione sun. La taglia disponibile di questa calza è la taglia M, come potete vedere, vi faccio appunto vedere da vicino. La calza è così, andiamo ad aprirla insieme. In realtà io ho già sbirciato per vedere com'era appunto la calza in questione. Allora, le taglie disponibili variano dalla small alla media alla large. Io in questo caso ho la media. Andiamo a vedere queste calze, che sono delle calze molto particolari, soprattutto per quanto riguarda la banda elastica. Autoreggente velatissima, con speciale siliconatura traspirante all'interno del bordo coprente, punta invisibile. Quindi per chi vuole andare ad indossare, che so, dei sandali durante la stagione, diciamo che lo consente, quindi magari durante la stagione primaverile, anche perché è una calza che si presta molto per il suo peso ad essere indossata durante la stagione primaverile, si può andare a indossare, perché la punta è una punta trasparente. Allora, vi faccio vedere la calza. La calza è questa. Allora, la calza è trasparente, molto velata. La punta è una punta invisibile, come potete vedere, e questa è la balza, che è la particolarità, secondo me, di questa calza. Allora, è una balza fatta così, che riprende praticamente una sorta di motivo floreale. Esternamente non si vede nulla. Internamente abbiamo tutti questi fiori siliconati che fanno sì che la calza resti ben adesa alla gamba. Per quanto riguarda la composizione, devo dire che è una calza che è piacevole, è molto piacevole al tatto. Ma vediamo ora, indossandola, come questa calza appunto si comporta. Io mi siedo di qua e vi faccio appunto vedere questa calza come risulta. Allora, il colore è un colore sheer, ma neanche troppo, perché ne ho provate alcune molto molto più sheer di questa. Ok. Allora, la balza in silicone, devo dire che è una balza fatta molto bene, molto ben strutturata e ben resistente. È una balza che sicuramente da qui non si muove, ma ve la farò vedere poi meglio nel dettaglio. Metto appunto l'altra calza. Sono pronta per mostrarvi la calza nel suo splendore. Allora, ci mettiamo i nostri tacchi, come giusto che sia, per slanciare sempre la figura, come dico, è importantissimo. E questa è la calza nel suo complesso. Ok? Allora, la calza è molto molto bella. Devo dire che c'è scritto sheer, ma non è neanche, mi si è girato il passantino della scarpa, devo dire che non è neanche troppo sheer.
Le ho viste di molto più brillanti come tipologia di calza. Per quanto riguarda la taglia, devo dire che la taglia è azzeccata. L'ho indossata senza nessun problema, resta perfettamente adesa alla gamba, e questa secondo me è molto importante quando si parla di calze. Questa appunto è la balza autoreggente. Guardate voi appunto quanto è molto minimal come balza, ma al tempo stesso è una calza che una balza molto resistente, ecco, non è una di quelle tanto pizzate, appariscente con tanti fronzoli, ma è una di quelle calze che sicuramente, mi sposto un pochino così mi vedete meglio, che sicuramente consentono di indossare un autoreggente tutto il giorno senza nessun problema. In questo caso io lo sono andata ad indossare con un tubino nero, proprio per far risaltare la bellezza della calza. Perdonate oggi la poca luce, ma il tempo insomma è un tempo capriccioso, e io comunque sia desideravo mostrarvi questo paio di calze, che a me piace tanto. Per quanto riguarda la punta è una punta praticamente invisibile. Questo consente alla calza di essere indossata, quindi anche con dei sandali, con delle scarpe open toe per chi ne avesse piacere, per chi desiderasse appunto, mi sposto un pochino così vedete meglio. Per chi desiderasse, ecco, così la luce è un pochino più favorevole. Per chi desiderasse utilizzare la scarpa con un sandalo, è una calza che si presenta sicuramente molto adatta anche per una cerimonia, perché è comunque se una calza è una calza neutra, e sappiamo che la vera regola del Galateo dice che comunque sia durante una cerimonia in chiesa non ci si presenta mai senza la calza. Peso sicuramente super adatto, e calza super confortevole. Devo dire che questa taglia per me è ideale. La balza dell'autoreggente a me arriva proprio in alto, ma so che molte preferiscono magari la balza dell'autoreggente lievemente più bassa. Io onestamente a me va benissimo la balza dell'autoreggente anche qui in alto. Probabilmente una taglia più piccola, quindi una small, mi sarebbe stata, secondo me, leggermente corta. In questo caso devo dire che oro blu, non ha una grandissima vestibilità per quanto riguarda questo modello di calza. Questo modello di calza, ve lo ripeto, è il modello oro blu sheer matte 15 denari, che io ho indossato per voi nella colorazione sun. Detto questo, io spero di esservi stata utile, di avervi tenuto compagnia. Vi invito come sempre ad aprire l'info box dove troverete tutti i link di riferimento. Per chi fosse interessato, questo tubino, io non so, non mi ricordo ora se l'ho già detto, ma me l'avete già visto indossare. È un tubino di David Mayer, che ha la taschina, ha le due taschine, e queste cerniere qui sul collo, ma sono cerniere finte, e si chiude poi dietro con una zip. Calza super promossa, perché io continuo a muovermi, comunque sia sedermi, alzarmi, camminare, andare avanti e indietro, e la calza non si muove di niente. Quindi è una calza super promossa che io vi consiglio serenamente. Per quanto riguarda la questione sheer, è lievemente sheer, non è uno di quelle calze sheer palla da discoteca, non è ai livelli comunque della Iris e Lily di Wolford, che abbiamo provato recentemente insieme. Quindi calza super promossa, balza super promossa, non avevo mai provato una balza di questo tipo, e nulla, ci vediamo presto con un nuovo video. Io vi ringrazio, vi mando un enorme bacio, alla prossima!